E salve gamers, io sono Marichelle e oggi siamo tornati in Assassin's Creed Odyssey con la nostra Wonder Woman. Allora, è successa una cosa bellissima. Finalmente si è sbloccato il bug dei giochi olimpici. Sono riuscita a parlare con Alcibiade e ovviamente dobbiamo partecipare noi. Vi lascio qui la clip. Oliatemi prima che inizino i giochi. Ecco, io sarei davvero molto lieto di assisterti se tu fossi nello stato di competere. Mi piace essere oliato. Beh, questo era ovvio. Sì. Ecco. Oh, vieni qui, dammi un abbraccio. Saprà nuotare, immagino. Beh, suppongo che ora sia tu il nostro campione. Impossibile che sia morto! Senza precedenti! E vorresti che io competessi alle Olimpiadi? Prendere il posto di un uomo morto? E Testicle non sarà ancora stato digerito. Su, cara Cassie, mostragli di che pasta sei fatta. E mostralo anche a me, già che ci sei. Dove devo andare per competere nel Pancrazio? Allo stadio di Olimpia, naturalmente. Io adoro le belle risse. Lo sai che la gente muore in questi eventi? Cos'altro c'è, a parte il Pancrazio? C'è il giavellotto, che ovviamente sai come funziona. Gli atleti usano la loro lancia lunga e liscia per... Sì, ho capito. E poi ci sono le corse a piedi e quelle a cavallo. Sudore ovunque. Una delizia per gli occhi e per il naso. Mi serve quella corona per Sparta. Se per averla dovrò competere, così sia. L'evento non è ancora iniziato. Possiamo dare un'occhiata in giro. Olimpia in tempo di pace è straordinaria. E come avete visto, praticamente il campione che doveva appunto partecipare ai giochi è affogato, nessuno l'ha salvato, proprio molto umani, e niente, e adesso tocca a lei praticamente partecipare, era ovvio, era palese, anche se pensavo che almeno ci trovasse quel povero campione, invece niente, cioè vabbè. Comunque, dobbiamo trovare l'organizzatore del Pancrazio e parlare con lui. Ragazzi, sono contentissima perché io questi giochi olimpici li volevo fare assolutamente. Quindi evviva. Ok, devo solo fare un viaggio rapido fino a qua. Ed eccoci qui. Allora, salto e andiamo. Siamo praticamente già vicinissimi. Quindi ci sta. Salve. Allora, giù di qui. Come al solito io vi taglio, ragazzi. Sono troppo contenta perché aspettavo che risolvessero quel bug da un bel po'. Anche se a voi ho portato altre puntate per compensare, vabbè, cose che dovevamo fare, però... I giochi olimpici, e li aspettavo, li aspettavo. Allora, avanti. Ah, ok, bersaglio vicino. Allora, eccolo là. Sì, dobbiamo parlargli, dobbiamo dirgli che il campione intanto è morto, affogato, in modo molto... Cioè, da solo, così, si è affogato da solo. E niente, tocca a noi. Questa è una scena abbastanza divertente. Salve, signorina. Sono qui per il Pancrazio. Mi prendi in giro? L'unico lottatore che manca è Testicle. È leggermente sotto pressione. Prendo io il suo posto. Va bene, va bene. Risparmiati per la lotta. È una cosa senza precedenti. Ma la folla si infurierà se il Pancrazio viene annullato. Va bene. L'incontro inizierà tra poco. Ottimo, andiamo. Ho fatto tutte le missioni secondarie possibili e immaginabili. Direi che siamo pronti.
Ma siamo ignudi anche noi, ma che bello! Ragazzi, guardate Cassandra in costume. Benvenuti! È con grande piacere che vi presento Callia! Un tempo campione in questo stadio! E ora uno stimato giudice di Olimpia! Amici miei, è davvero un onore presentare questo evento a me così caro! Il Pancrazio! Ma non vi tedierò con le parole, poiché siamo tutti qui per l'azione! Per Zeus, che la competizione abbia inizio! Ti schiaccerò come un insetto! Non so se me la caverò proprio benissimo, perché, scusate, non ho armi. Vediamo un attimo. Oppa la lama, andiamo di pugni allegramente così. Gli abbiamo battuto così, senza dignità. Quello era il migliore. Era solo l'inizio. Cosa? Ora che la nostra sfidante si è scaldata, vediamo come se la cava contro Erasto. Buona fortuna. Bene. Speriamo di cavarcela bene come prima. Non chiudere gli occhi. Beh, siamo sempre molto carichi, devo dire la verità. E tiriamo anche pugni, ecco, importanti, devo dire importanti, sì. Per adesso direi nessun problema. Il pubblico ti adora, ma non hai ancora vinto. Non ancora. Una bella offerta agli dèi. Non credi? Torneremo presto con l'ultimo scontro! La possente Cassandra contro il campione in carica, Dorieo! Vabbè, fin troppo facile per adesso. Per adesso. Vediamo poi come andrà. Fantastico! Potrei essere il socio di un campione olimpico! Lotti persino meglio di me! Se solo Socrate fosse un partner più disponibile... Alcibiade! Stai bene? Ero con i miei amici Demofane e Callia, niente meno che dei rispettati giudici olimpici. Troppo vino scadente? Sembri uno che ha bevuto dalla coppa di Medea. La coppa di Medea? Pensi che sia stato avvelenato? Stavi festeggiando? Siamo alle Olimpiadi. Perché non festeggiare? Eravamo a Leonidaion. Se sei stato avvelenato, devo trovare quei giudici. Avvelenato? Credi che anche loro... Oppure... No, è impossibile. Sono brave persone, non puoi pensare che uno di loro... Organizzano sempre una festa durante le Olimpiadi per celebrare la Sacra Tregua. Resta con lui. Scoprirò cosa è successo. Dammi un ramo d'olivo e io mi prenderò l'oliveto. Ok, praticamente Callia ovviamente un membro della setta, quindi dobbiamo cercarlo, assolutamente. Divenuto un grande campione olimpico, Callia entrò nella leggenda con le sue vittorie. Era conosciuto e amato da tutti gli abitanti di Olimpia. Nessuno avrebbe mai potuto sospettare che avesse falsato i risultati delle gare. Nessuno, a parte la setta. Ok, eccolo qua. E immagino che di doverlo trovare, però vediamo tra le missioni intanto. Callia, ti aspetto. Allora, tempi supplementari. Ok, parliamo con qualcuno al banchetto intanto. Magari lo cerchiamo assieme, Callia, perché no, visto che più o meno sono gli ultimi membri della setta da trovare, ci può stare che li troviamo assieme, almeno qualcuno. Lo uccidiamo. Fatemi sapere nei commenti, magari. E andiamo per di là.
dobbiamo capire se è stato avvelenato al cibiade. Tra l'altro il cibiade io ve l'ho mostrato pochissimo, ma in realtà c'erano tantissime missioni secondarie con lui che ho fatto, veramente aveva un sacco di richieste, però ecco, erano secondarie, quindi l'avete visto forse niente, poco o nulla, ma comunque simpatico, dai. Allora, andiamo. Oppalala. Oh, qui c'è qualcuno. Ah. L'ego è molto fragile. Intanto noi lo deprediamo, ovviamente. Esaminiamo il banchetto. Aspetta, qui c'è gente morta, però hanno cose interessanti addosso e ce le prendiamo. Allora, esaminiamo. Allora, qua. Questo cibo ha un odore strano, ma non è andato a male. Non è un buon segno. Ecco la prova. Veleno. Deve essere stato aggiunto al cibo e al vino. Di qua. Un ordine per la celebrazione e il nome del mercante. È ora di fare visita a questo Priamo. Una lista delle vettovaglie necessarie per il banchetto, indirizzata a Priamo. Ok. Immagino che sia stata colpa sua. È qua vicino, quindi Priamo sto arrivando. Ovviamente io devo sempre scavalcare perché sennò mi diverto. Anche quando non serve devo scavalcare. Forse è qui. Salve signorina. Priamo. Ah, eccolo qua. Vediamo se possiamo rubare qualcosa. Cosa? Ma scusate, mi state interrompendo. Questo non potevo entrare, non ho capito. Ma è. Oppalala. Raccogli. Priamo. No, stai lì. Ora ci facciamo una bella chiacchierata. Ti prego, facevo solo ciò che mi è stato detto. Ora sono io il tuo capo. Morirai per questo. Aiutami e ti risparmierò. Siamo misericordiosi, più che altro perché voglio salvare il cibo. Non ce l'ho con te, ma con chi ha voluto tutto questo? Non lo so, non l'ho mai visto. Credevo che volesse solo truccare una gara, ma poi ho visto cos'è successo e ho capito che era veleno. Il mio amico Alcibiade, devo salvarlo. Troverai sicuramente l'antidoto a Forte Corebo. Sparisci, ma non lo so, un pochettino la voglia di... Vabbè, no, dai, vattene. Chiunque sia stato la pagherà. Vai, e non farti rivedere mai più. Sì, grazie. Esactly. Vattene. Perfetto. Qui c'è un cane. Ciao, cane. Allora. Direi... tra l'altro non se n'è andato, eccolo là. Ah, vabbè. Quindi, speriamo che non faccia danni. Ok, è distante. Vediamo se posso usare il viaggio rapido. A voi, come al solito, taglio, infatti. Ragazzi, è qui il membro della setta, però stavo pensando Callia. Che ne dite se... Finché vado là, che poi appunto vi taglierò. Intanto uccidiamo Callia, così tanto per ospizio. Così uccidiamo un membro della setta. Ma sì, dai. Callia, sto arrivando. Uppala. Dobbiamo essere stealth, la cosa in cui io sono più brava in assoluto. Quindi... Lo sapete, no? Ormai mi conoscete, mi avete vista giocare, sapete che sono brava in tante cose, ma non in questa, vabbè. Comunque, allora... Zumpelala. Dov'è Callia? Dovrebbe essere qui vicino, perché... No, nessuno è allerta, il che è molto buono. Eccolo là. Ci vede la gente. Aspettate che lo seguiamo con calma. Non devono vederci perché poi ci troviamo 340 milioni di taglie sulla testa. Proviamo da qui? Forse qui non ci vedono? Oppalala! Eccoci, amico. Forse... io speravo che morisse un po' più in fretta. Invece... Zampete! Ecco qua. Fatto. Una cosa veloce. Confermiamo uccisione. Spero che nessuno ti sia.
Lettera dell'anziano Accadia, indizio, perfetto. Abbiamo anche un indizio sui prossimi membri della setta. Vediamo un po' su chi, per giusto per curiosità. Ah, su questo. Ottimo. Va bene. Direi di andare adesso al nostro obiettivo. Recuperiamo l'antidoto. Ok, siamo vicini. Mancano pochi metri. Che cosa c'è? C'è qualcosa qua? Aspettate che recupero un po' di roba da terra, ovviamente. Allora, bersaglio vicino. Deve essere l'antidoto. Eccolo là, ovviamente in mezzo alle guardie. L'ideale sarebbe non farci magari beccare, ecco, anche per fare un po' prima, direi. E vabbè, dai, sappiamo che andrò velocissima e col tagli, giustamente, con l'editing, se non andrò velocissima. Allora, oddio, ci vedono, aspettate. Ok, là in fondo, mannaggia. Allora, chiamiamo questo. Vieni qua. Altrimenti non posso muovermi. Poi là sta arrivando qualcun altro, vedo. Vieni qua. Uffala! Anche te, hai visto? Bello, eh? Allora. Quello ci vede. Aspettate. Andiamo di così. No, 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 no. Ci ha visto? Sì, mannaggia. Mannaggia. Ok, speriamo che non ci veda nessun altro. Oppalala. Lo trasportiamo e lo copriamo. Qui. Dai. Poi c'è qualcuno che fa la guardia qui, ma non c'è problema perché muore male. Eccolo qui. Dai, siamo stati abbastanza bravi nel complesso. Allora, eccoci. Recupera, perfetto. Come vedete, ogni forte ha le sue, diciamo, missioni. Uccide il capitano, recupera questo, recupera quell'altro, ma di solito queste sono cose che faccio per conto mio, ma sono molto divertenti. Sono ripetitive, ma è bello. Perché così mi alleno nell'essere stealth. Torniamo indietro, con molta allegria. Alcibiade, Alcibiade! Eccoci! Ecco qui, ho l'antidoto. Altro vino, per favore, per sciacquare via il sapore. Una cura degna di Ippocrate. Posso già sentire le forze che ritornano. Non avevi ancora un incontro di Pancrazio? Andiamo. Direi di sì. Ok, penso che possiamo andare avanti ancora un pochino con la missione. Pancrazio, parla con Paio. Cassandra è tornata nell'arena del Pancrazio per conquistare la vita di Sparta. Dobbiamo sconfiggere Dorieo. Quindi saremo così bravi e lo sconfiggeremo? Andiamo. Parla con Paio. Dai, forza, 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 forza. Che dobbiamo vincere le Olimpiadi. Non so se riusciremo a fare tutto in una puntata sola, ma non credo, in realtà. Credo che le cose si complicheranno in qualche modo, ma insomma va bene. Intanto siamo a buon punto. I primi sono stati facilissimi, veramente facilissimi, imbarazzanti quasi. Proprio due colpi e via. Ed erano già a terra. Siamo pronti! Possiamo continuare le Olimpiadi. Salve. Il tuo prossimo avversario è Dorieo, che afferma di discendere da Eracle in persona. Ah, però.
È ora di combattere, sì. Hai mai affrontato un campione olimpico? No, ma sono arrivata fin qui. Beh, non mi sembri così pronta. Non sei nemmeno unta d'olio per Zeus. Ma cosa c'entra l'olio? Ho l'olio, non mi serve l'olio. Beh, ho l'olio in realtà. Un po' d'olio potrebbe tornare utile. Ed è profumato. Lo userò. Non si sa mai. In effetti magari torna utile, insomma. Speriamo. Spero di averlo fatto bene, perché ora che ci penso, l'avevo fatto per il campione. Ragazzi, mi viene il dubbio, perché quell'olio io l'ho fatto per il campione, solo che non ricordo se ho fatto... Se l'ho fatto bene oppure no. Hai un odore migliore dell'ultima volta. Beh, facciamola finita, forza. Grazie. La nostra stimata principiante è presto diventata una sfidante al titolo. Ma ora vediamo come se la cava contro il campione in carica, Dorieo! Salve. Ok, allora. Tan. Un po' di botte. No, dai, abbiamo già vinto. Veramente. Ok. È stato proprio difficilissimo, Nike! Gli dèi, questa volta sono stati benevoli con i nostri campioni. Però può esserci soltanto un vincitore. Sparta! Tua è la gloria eterna! Oppalala, è stato difficilissimo, proprio difficilissimo. Sentite l'ironia nella mia voce. Ma dai, un po' più difficile, no. Cioè, veramente abbiamo dato due pugni. Cioè, una cosa... Vabbè, siamo un po' troppo forti forse. Ma ci sta, ci sta. Quindi abbiamo finito questa missione, ragazzi. La prossima è parla con Mirin di fronte alla sala del trono. Avrei voglia di andare avanti, però io direi che siamo arrivati a 30 minuti assieme, con tutti i tagli e tutto. Sinceramente non lo so, perché io penso che coi tagli abbiamo fatto poco. Sono un po' indecisa. Vabbè, verrà una puntata un po' corta, però non importa. Direi che nella prossima andiamo da Mirin e vediamo che dobbiamo fare. Dopo aver vinto... aspettate che... Okay. Dopo aver vinto le Olimpiadi per Sparta e sconfitto gli Ateniesi in Beozia, Cassandra incontrò i due re. Ah sì, perché c'è un traditore tra i due, vi ricordo, e cambiò per sempre la storia di Sparta, accusando uno di loro di essere membro della setta. Vediamo un po' chi. Quindi ragazzi, io direi che ci possiamo fermare qua con questo episodio. Nella prossima puntata andremo ad accusare uno dei due re, niente di più facile, devo dire. E quindi non vedo l'ora. Mettete like se il video è piaciuto, commentate, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!